C'è molta attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana a Breganze. Lunedì arriva il vice premier Matteo Salvini, ci sarà il presidente della regione Zaia e questa inaugurazione ha il sapore di un forte atto politico. L'inaugurazione della Pedemontana per lunedì è confermata con la presenza del vice premier Salvini e del presidente della regione Veneto Zaia. La cerimonia si terrà proprio al casello di Breganze, che servirà da interconnessione con l'autostrada 31 Valdastico, che tanto ha fatto disperare perché ci sono voluti mesi per rendere operativo il pagamento, visto che il software tra le due società concessionarie non erano sincronizzati, quindi i primi 7 chilometri erano pronti da mesi, ma l'informatica non c'era verso che facesse la sua parte. Nel frattempo i nemici della grande opera, il cantiere pubblico più grande in Italia, hanno continuato ad agire, come per esempio il 5 Stelle Costa, che prima pone dubbi sulla realizzazione, poi fa retromarcia dopo aver fatto imbestialire i colleghi leghisti di governo e l'intera regione Veneto. Non tutto è del tutto a posto, perché in effetti questi primi chilometri si mettono su viabilità ordinaria a Breganze, senza che sia pronta la complanare per evitare l'effetto imbuto. Il problema pratico è reale, ma si tratta di quisquiglie per la politica. Perché? Perché soprattutto c'è la decisione di Salvini di inaugurare in pompa magna i primi 7 chilometri con un atto simbolico e di fatto fortemente politico. Un segnale chiaro ai 5 Stelle sulle grandi opere: ora basta mettere i bastoni tra le ruote. E questo vale per la Pedemontana Veneta, ma anche per gli altri cantieri, a cominciare dal nodo della TAV. Per i nemici delle grandi opere c'è sempre meno spazio politico di manovra e il terreno di battaglia tra diverse visioni al governo è pronto per lo scontro finale. Bisognerà a questo punto vedere se le truppe del no dei 5 Stelle si ritireranno accettando la sconfitta o se si andrà allo scontro finale. Dalle 10.30 di lunedì la nostra rete seguirà in diretta l'importante evento con la telecronaca dal posto e anche in studio, perché comunque la si veda, questo taglio del nastro non è come tutti gli altri. E quando naturalmente si interviene nella grande viabilità, poi i problemi esistono, perché non tutto riesce a convivere. A Tessera, ad esempio, c'è una singolare manifestazione di protesta sulle strisce pedonali lungo la Triestina, una strada trafficatissima, pericolosa, e da tempo i residenti chiedono interventi. Quanti automobili passano? 10.000 circa. Sono tantissime, basta guardare. Tutto il giorno, ma non passano solo macchine, passano navette, bisarche, quelle porta auto, perché qui ci sono 20 concessionari di venditori di auto. Il traffico a Tessera è un problema con cui bisogna fare i conti tutti i giorni, ma per diversi residenti la misura è colma. Per protesta hanno attraversato ripetutamente alcune strisce pedonali della Triestina fino all'incrocio con via Orlande e via Bazzera, una marcia per la sicurezza stradale in un'area in cui più del 60% dei passaggi è diretto o in arrivo dall'aeroporto Marco Polo, tra i primi scali italiani e in continua espansione. Abito in via Triestina e mi passa tutti i mesi pesanti e vado in bicicletta tutti i giorni da Tessera a Pavaro. È pericoloso? Pericolosissimo. Servirebbero dei dissuasori di velocità, la pista ciclabile, vari interventi per mettere in sicurezza la zona. E se 40 anni che chiediamo una sicurezza, non ho visto nessuno, né il nostro sindaco nuovo, né a Lega, né 5 Stelle, nessuno. E ora? Quando mio figlio attraversa la strada ho molta paura. Ho molta paura del traffico, ho molta paura dei semafori che non ci sono, le macchine corrono. C'era un autovelox che molti anni fa è stato danneggiato da un incidente, non è stato ancora ripristinato, e quello serviva perché l'italiano purtroppo capisce solo quando prende la multina. Semafori a chiamata, dissuasori, una rotonda, una pista ciclabile sono tra le richieste dei manifestanti, ma in alcuni tratti di questa strada, racconta Cesare Rossi del Comitato Cittadini per la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto, mancano persino i marciapiedi. C'è un sacco di gente che va in aeroporto a piedi per risparmiare gli 8 euro, perché da questa fermata qua alla fermata dell'aeroporto si pagano 8 euro. Quindi la gente adesso su internet, i turisti sanno che per non pagare 8 euro conviene fare 200 metri a piedi. Però i primi 100 metri sono sul ciglio della strada e del fossato. Quei trolli, quel pezzo lì è pericolosissimo. Insomma, rischiare la vita col trolley non è proprio il massimo.
Parliamo di una fabbrica di droga, un laboratorio super operativo in centro a Padova. Un incubo nel quale è piombata una ragazza di appena 18 anni, la giovane, mercoledì si era allontanata dalla casa famiglia nel Padovano in cui è ospitata e ha raggiunto Treviso. Nei pressi della stazione ferroviaria ha incontrato un 27enne nigeriano residente a Carbonera, regolare, in Italia. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero appartati in un giardinetto della città per fumare una sostanza stupefacente, hashish o marijuana. Poco dopo la ragazza sarebbe svenuta. Quando ha ripreso i sensi, il giovane non c'era più e lei ha capito che era successo qualcosa, che c'era stato un rapporto sessuale. A quel punto, sotto shock, ha chiesto aiuto ad una barista che ha chiamato il 112. La 18enne è stata accompagnata al caffoncello, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso, che hanno riscontrato delle abrasioni compatibili con una violenza sessuale. Nel frattempo i militari dell'arma hanno rintracciato il presunto responsabile, che ha fornito una versione in parte diversa dei fatti rispetto a quella della ragazza, affermando che il rapporto sessuale c'era stato, ma era consenziente. Per i 27enne è scattato il fermo ed è ora in carcere in attesa della convalida. La ragazza, invece, subito dimessa dall'ospedale, è tornata nella casa famiglia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire completamente i contorni della vicenda. Questo, come avete notato, trattava della violenza sessuale a Treviso, ed ecco ora il servizio sul laboratorio di droga in centro a Padova. Avevano attrezzato un appartamento del centro storico di Padova, trasformandolo in una centrale della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma sono finiti nel mirino dei carabinieri. I militari della stazione di Albignasego hanno arrestato due giovani padovani e un 21enne nordafricano che erano riusciti a organizzare una perfetta macchina dello spaccio in centro città. L'attività odierna ci ha consentito di arrivare all'arresto di questi tre giovani che avevano adibito questo appartamento in pieno centro a Padova a base logistica e luogo ove appunto che utilizzavano come deposito e di stupefacente, in special modo marijuana e hashish. Durante la perquisizione sono stati posti sotto sequestro, quindi 600 grammi di hashish, divisi in 6 panetti, già confezionati sotto vuoto e pronti per la vendita. Contestualmente sono stati sequestrati 125 grammi di foglie di marijuana, diversi coltellini multiuso e il materiale per il confezionamento delle dosi, bilancino incluso. Nell'appartamento c'erano anche 1.700 euro, ritenuti provento di spaccio, che erano nascosti in un libro di Albert Einstein. Nel corso del blitz i carabinieri hanno rinvenuto inoltre due serre in uno sgabuzzino, con tanto di supporti in metallo, lampade alogene e sistema di ventilazione. Dentro c'erano 11 piante di marijuana di varie altezze. Gli studenti sono ora ai domiciliari, mentre il nordafricano è al Due Palazzi, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma questo ennesimo intervento da parte dei carabinieri conferma che la diffusione delle cosiddette droghe leggere è molto vasta in città. C'è una forte diffusione di questo tipo di stupefacenti, però altrettanto incisiva è l'attività di contrasto che l'arma dei carabinieri nel capoluogo e in provincia pone in essere nei confronti di questo tipo di spaccio, dello spaccio appunto di questo tipo di sostanze stupefacenti. È un'attività incisiva e lo dimostra l'operazione condotta oggi dalla stazione carabinieri di Albignasego. Dopo la pausa facciamo un viaggio tra le cupole del Santo.